Allora, io credo che un punto fondamentale per una didattica inclusiva sia la costruzione di una comunità, e cioè la pratica del dialogo. Quando i bambini si ascoltano reciprocamente, e l'ascoltarsi reciprocamente è un arricchimento rispetto a un contenuto, a conoscere qualsiasi cosa. E questa è una costruzione lenta, ci vuole tempo, perché è un problema di ascolto e anche proprio un problema di pensare che l'altro, il punto di vista dell'altro, arricchisce la mia possibilità di capire il mondo. Come fare questo? Bisogna usare tanti linguaggi diversi, non solo la parola, non solo la scrittura, perché questo è un elemento che può dare l'opportunità a tutti quanti di esprimersi, e poi soprattutto fare meno cose, cioè procedere lentamente, scegliere. Perché questa è l'unica possibilità, per ascoltare tutti ci vuole tempo e quindi questo tempo noi dobbiamo toglierlo a qualche altra cosa che evidentemente riteniamo meno importante.